Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Dovete sapere che giusto un paio di giorni fa mi stavo riascoltando il CD dei Guns N' Roses, quando mi sono ricordato di quella volta che mio padre è entrato in sala mentre stavo vedendo One Piece alla televisione e vedendo Brook ha detto: "Beh, quello lì assomiglia a Slash." E non aveva tutti i torti. Infatti oggi vi volevo portare un video molto particolare, ovvero da dove Ciro Oda, l'autore di One Piece, si è ispirato per la creazione di alcuni personaggi, prendendo ispirazione anche da dei personaggi storici o famosi. Ma so che siete golosi di sapere, quindi evito di dilungarmi e iniziamo subito. Ah, PS, se adesso vedete che non c'è la barba e nel proseguire del video c'è, è perché c'è stato un piccolo disguido, ho dovuto riregistrare la parte iniziale mentre mi ero già fatto la barba. Buona visione! Quindi direi di partire con il personaggio che vi ho detto all'inizio di questo video, ovvero Brook. Brook è ispirato a Slash, chitarrista dei Guns N' Roses, dal 1985 al 1966 e anche adesso nell'attuale Reunion. All'anagrafe figura come Saul Hudson. Ed è nato a Stoke-on-Trent il 23 luglio 1965 ed è un chitarrista che personalmente io amo. Scommetto che tutti almeno una volta ci saremmo chiesti perché Aesop abbia quel naso così lungo. Oh. Vedi che se dici bugie ti si allunga il... Alle 11 stanza da me, ti prego! Dammi, che significa? Devi essere stuprato da quel naso! Alla fin fine non ci si vuole poi neanche tanto ad arrivarci, infatti Aesop è ispirato a Pinocchio. Passiamo ora a un personaggio femminile. Vi ricordate di Bibi Nefertari? Ebbene, è ispirato a Nefertari Bibi. Sì, semplicemente il nome e cognome scambiato. Così. Una bellissima faraonessa, meglio conosciuta come Nefertiti. Infatti so che i più studiosi di voi secondo me se la ricorderanno. Ora passiamo a un personaggio che io odio. Odio dal profondo del cuore, uno di quelli che mi sta proprio davvero sulle palle e che riempirei di pugne mazzate dal mattino alla sera, ovvero Marshall D. Teach, o meglio conosciuto come Barba Nera. Teach infatti è ispirato a Edward Teach, anche lui meglio noto come Barba Nera, nato circa nel 1680 e morto il 22 novembre del 1718. Fu un celebre pirata britannico che ebbe il controllo del Mar dei Caraibi per un breve periodo fra il 1716 e il 1718, durante la cosiddetta Età Oro della Pirateria. Il romanzo per ragazzi L'Isola del Tesoro del 1883 di Robert Louis Stevenson cita Barbanera due volte. Nel romanzo di Peter Pan si dice che Capitan Uncino da giovane fosse stato uno stromo sulla nave di Barbanera. Barbanera inoltre è un personaggio centrale del romanzo Mari Stregati di Tim Powers. Un pirata di nome Edward Teach appare anche nel romanzo Quicksilver di Neal Stephenson del 2004. Barbanera, Edward Teach, compare e viene citato più volte nel romanzo La vera vita del pirata Long John Silver. Nel manga anime di One Piece, Barbanera, o Marshall D. Teach, è uno degli antagonisti principali della serie. E per chi segue One Piece saprà che è stato anche membro della ciurma di Barba Bianca, Edward Newgate. Passiamo ora a un altro personaggio, ovvero Albida, che è ispirato a Alvida. Alvida è stata una pirata scandinava e pare che sia vissuta nel V secolo, anche se non tutti gli storici sono concordi riguardo alla sua reale esistenza. Alvida era la figlia di un re scandinavo. Quando il padre organizzò il suo matrimonio con il principe ereditario di Danimarca, Alf, lei si ribellò e insieme ad altre donne si travestì da marinaio e partì con una nave nel Mar Baltico. Durante la navigazione, l'equipaggio formato da sole donne incontrò una nave pirata sulla quale era da poco morto il capitano. 4 giorni dopo aver mostrato il suo valore, Alvida divenne capitano della nave. Così la sua ciurma divenne nota e temuta in tutta la Scandinavia. Allora il re di Danimarca inviò i suoi uomini migliori per combattere contro di loro, guidati dal figlio Alf, cioè quello che Alvida avrebbe dovuto sposare. Quando Alvida lo vede, fu così impressionata dal suo coraggio che fermò la battaglia e dopo essersi fatta riconoscere accettò di sposarlo. Quindi sì, Alvida ha ispirato il personaggio di Albida, quella che all'inizio del manga era grassa come una balena. Passiamo a un altro personaggio. Oh, qua andiamo sul sicuro perché sono sicuro che questo personaggio piacerà sicuramente alla maggior parte di voi, ovvero Portuguese di Ace, ovvero il fratello di Rubber. O Rufy come nel manga, scusate, ma io sono abituato più
a vedere l'anime, quindi capito. Perdonatemi lettori del manga di One Piece. Ehi, si è ispirato a Bartolomeu il portoghese. Infatti eredita Portuguiz, che vuol dire portoghese. Questo Bartolomeu il portoghese è stato un pirata portoghese, perdonate la ripetizione, parecchio enigmatico. È nato in Portogallo non si sa dove ed è morto in Giamaica nel 1669. Non si conosce praticamente nulla dei suoi primi anni di vita. Si sa solo che fu molto sfortunato in Europa e decise di partire per i Caraibi intorno al 1660. All'inizio Bartolomeu aveva solo una piccola barca con un equipaggio di 30 uomini e solo 4 cannoni. Decise quindi di attaccare una nave spagnola, ma parte dell'equipaggio venne presa e torturata. Ritentò una seconda volta e anche metà dell'equipaggio venne uccisa. Riuscì però a catturare la nave. Trasportava un carico di 7000 pezzi da 8 e 1200 libbre in preziosi chicchi di cacao. A causa del vento contrario, Bartolomeu non poté tornare in Giamaica e quindi fece rotta verso le coste del Messico. Durante una tempesta, Bartolomeu fu costretto ad approdare a Campes. Non so se la pronuncia è esatta. La popolazione locale lo riconobbe e fece allestire un patibolo per farlo impiccare. Oh, bene. Bartolomeu discusse con autorità spagnole e non venne impiccato immediatamente. La notte seguente rubò un coltello, uccidendo una sentinella. Rubò un paio di giare di terracotta contenenti vino e fuggì. Dopo un viaggio attraverso il deserto, Bartolomeu raggiunse il Golfo Triste. Qui rubò una nave e tornò in Giamaica. Partì con una canoa e un equipaggio di 20 uomini, per poi tornare a Campec. Durante il viaggio la barca si arenò sull'isola di Pines, a sud di Cuba. I sopravvissuti, compreso Bartolomeu, tornarono ancora una volta in Giamaica. Bartolomeu morì poi in miseria e nell'estrema povertà in Giamaica. E questo personaggio, che ha trascorso mille peripezie, ha ispirato il personaggio di Ace. Parliamo adesso di un personaggio che praticamente tutti adorerete, almeno quasi tutti, e piace molto anche a me, ovvero Zoro. Infatti Oda, per creare il personaggio di Zoro, si è ispirato a François Lolonais. E perdonate se l'ultimo nome non sarà perfetto, ma io non ho mai studiato francese. Il vero nome di questo pirata è Jean David Noir ed è stato un criminale, un pirata, un bucaniere francese. E Ciroda ha inoltre dichiarato che nel quarto volume del manga che il cognome di Roronoa Zoro deriva da quello di Nau. In giapponese Roronais si pronuncia simile a Roronoa. Parliamo ora di Erenu, quello là che sparava fulmini e saette. Ebbene, lui è ispirato a Eminem, rapper, produttore e discografico statunitense. Ma che cavolo ve lo sta a dire, chi è che non conosce Eminem? In effetti la somiglianza si nota parecchio, almeno secondo me. Passiamo ora a un personaggio molto simpatico, ovvero Frankie, che è ispirato ad Ace Ventura, un personaggio statunitense, protagonista interpretato da Jim Carrey dei film, ed è anche presente in una serie televisiva animata. Viene doppiato in italiano da Tonino Accolla, che sia nei film che nella serie animata ha ispirato il personaggio di Frankie. Come ultimo personaggio vediamo da dove è ispirato Crocodile, anche se so che alcuni di voi già l'avranno capito. Sì, è ispirato da Capitan Uncino, in pratica solo per l'uncino e il fatto di essere perfidi. Anche se è un po' più perfido Crocodile. Bene ragazzi, questo mio video termina qui. Scrivetemi nei commenti se vorreste un continuo di questa, diciamo, serie dove vi spiego da chi sono ispirati i personaggi di One Piece. E poi volevo provare una cosa che non ho mai provato a fare, ovvero se questo video raggiunge 30 like, a 30 like io vi pubblico la seconda parte con sempre altri personaggi interessanti. Ovviamente io adesso non posso fare altro che ringraziarmi per avermi visto fin qua. Vi prego di lasciare un like se il video vi è piaciuto e noi niente, ci vediamo a un prossimo video.